Ciao e grazie del tuo commento. Premesso che ognuno è giustamente libero di avere la propria opinione, mi domando quanto sei realmente informato rispetto a quello che sono i costi oggi per raggiungere l'indipendenza energetica. Io ho iniziato a occuparmi per passione di fotovoltaico nel 2009 e rispetto a quando ho iniziato, i prezzi sono scesi in maniera davvero significativa. Tanto è vero che oggi un impianto fotovoltaico domestico mediamente si aggira tra i 1500 e i 2000 euro a kilowatt chiave in mano. Se aggiungiamo poi i sistemi di accumulo, oggi sono scesi que anche questi in maniera importante e una batteria di accumulo per il fotovoltaico oggi costa molto meno di un tempo. Siamo arrivati a prezzi veramente abbordabili, tenendo conto del fatto che, come ho fatto un video, scusate il gioco di parole, poco tempo fa, ci sono mille incentivi per sostenere l'indipendenza energetica. Nonostante ovviamente le principali aziende italiane vendono petrolio e non sono certo contente se il sottoscritto o chiunque altro abbiano il proprio impianto fotovoltaico e non comprino più l'energia dalla compagnia elettrica. E poi c'è un altro dato importante relativo alla durata del fotovoltaico, perché oggi, senza andare su i moduli fotovoltaici della SunPower, che anche lì ci ho fatto un video, sono veramente costosi e poi utilizzano una serie di aziende, di installatori che fanno parte, diciamo, di una filiera separata da tutto il resto del mondo del fotovoltaico. Noi trattiamo dei moduli francesi della Recom che hanno 30 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni sulle prestazioni. Ora, io ho 48 anni, se oggi dovessi installarmi un nuovo impianto fotovoltaico, ho paura che questo impianto possa vivere più a lungo di me. Ora, non voglio fare discorsi tristi, però nel momento in cui un pannello è garantito 30 anni, una batteria ormai, quelle di buona qualità, sono garantite 10 anni, non mi sembra che stiamo parlando di un prodotto poco affidabile, senza contare il fatto che l'italiano medio, come ho già detto, si compra il crossover o il SUV, spende 30.000 euro e io auto che siano garantite 30 anni non ne conosco. Tu? Un saluto a tutti da Marco Faio, esperto del fotovoltaico.